Oggi andiamo a vedere come far avviare all'assistente vocale di Amazon il nostro computer. Dobbiamo prima di tutto entrare nel BIOS. Di solito si entra premendo il tasto Canc. Aspettiamo che si accenda il computer. Premiamo il tasto Canc per entrare nel BIOS. Eccolo qua, siamo entrati nel BIOS. Nelle modalità avanzate bisogna attivare la voce Power on by PCIe, solo che qua il mio BIOS è diverso e penso che il mio sia questo PCIe Slot Configuration, ho messo Gen 1, mentre se a voi è diverso, nelle modalità avanzate c'è scritto proprio Power on PCIe, mettete Enable, avviatelo. Ok, ho riattivato tutto. Adesso vediamo un po' se con il mio sistema è F9 il BIOS, quindi andiamo a riaccenderlo di nuovo e andiamo a vedere se premo F9 mi esce la scritta, quello che cercavo io. Ecco qua, premiamo F9, System Information. No, non è con F9. Ok, nel mio caso bisogna fare, visto che ho Windows 10, bisogna andare qui su Computer, tasto destro e gestione. Poi nel gestione computer bisogna trovare la voce gestione dispositivi e la voce Intel Ethernet Connection. Bisogna attivare tutte e tre le icone, eccole qua. Consente al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia. Consente al dispositivo di riattivare il computer. Consente solo a Magic Packet di riattivare il computer. Ok, perfetto, e questo è fatta come opzione. Ovviamente questa opzione sarà gestita solamente tramite cavo Ethernet, e quindi il cavo Ethernet fornirà energia elettrica al computer anche se è spento. Adesso andiamo a vedere nel prossimo passaggio cosa bisogna fare. Nella barra di Windows cerca le proprietà di rete. Andiamo a premere e dobbiamo trovare l'indirizzo del nostro sistema operativo. Ecco qua, indirizzo fisico Mac. Dobbiamo andare a trovare l'indirizzo fisico del nostro sistema operativo. Ecco qua, di solito è questo, ci dobbiamo segnare l'indirizzo fisico che sarebbe questo qua, quindi segniamoci da qualche parte e stiamo attenti anche alla descrizione. Adesso va bene, il tutorial che sto seguendo ci fa vedere tutte le impostazioni che avevo fatto prima, quindi scheda di rete, il nome di che vi ho fatto segnare che sarebbe questo qua, e ci andiamo ad assicurare di nuovo che sia abilitato il Magic Packet, eccolo qua, ed è abilitato, perfetto. Adesso andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Infine, vai sul sito worldskill.com, accedi alle tue credenziali di Amazon. Tranquillo che comunque è una skill di Alexa, dell'assistente vocale. Nel nome metti computer, nel Mac metti l'indirizzo fisico che ti ho fatto segnare prima. Il mio sarebbe questo, infine clicca su aggiungi, perfetto, e ora dall'app di Alexa andiamo ad attivare la skill.
Alexa, accendi il computer. Ed ecco ragazzi che adesso il computer si accende. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo attivato il computer tramite l'assistente vocale di Amazon. Vedete che figata, senza toccare niente, ragazzi.